Ormai avrete capito che l'India è proprio il paese dei contrasti e in questo nuovo episodio ne vedremo proprio tanti. Scopriremo insieme la bellezza del Taj Mahal, ma cosa si cela dietro a tanta ricchezza? Purtroppo, amici, un'assoluta povertà e tantissimo degrado. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Sarà un episodio ricco di avvenimenti. Qualcuno addirittura invecchierà di un anno. E poi affronteremo un discorso molto serio, perché, come avrete letto sulla copertina, abbiamo commesso un errore. Diteci la vostra e non giudicateci troppo male, per favore. Sappiamo già noi di aver sbagliato alla grande, ma siamo umani e a volte, ahimè, sbagliamo. Ora vi lasciamo al video e mi raccomando, iscrizione. Il canale cresce ogni giorno e noi non potremmo essere più felici di così. Cresciamo piano piano, è vero, ma come dice il detto, chi va piano va sano e va lontano. Non dimenticatevi poi un bel like, un commento e perché no, anche condividere il video o un altro video con chiunque vogliate, amici, conoscenti, parenti, in modo da farci conoscere a più persone possibili. Ora vi saluto e buona visione. Abbiamo preso una stradina, stiamo ovviamente circondando le mura. È argilla praticamente. Mamma mia. Stiamo circondando, camminando insomma intorno alle mura che circondano il Taj Mahal. Che odore. Ma che bel colore. Bellissimo, sì. Ma credo che sia lo stesso colore di... Jodhpur? Jodhpur. La città blu. Bellissimo. Questo bianco muschio. In realtà è azzurro. Qua c'è una pace pazzesca. Però fa caldo, è vero. Però fa meno caldo, cioè meno afa, può essere? Sì, sì. È meno umido. È tanto secco. Sì. Però raga, stiamo, cioè, adesso stiamo camminando sotto il sole di... Delle 11 sarà? Delle 11 che sono 40 gradi. Hello. Attualmente 40 gradi. 40 gradi. Macchiato per terra. Qua stiamo camminando in questa stradina. Hello. Hello. No, vai. Ecco, andando in queste stradine adesso, isolate, con dei bambini che ti chiedono i soldi, io non sono tranquilla. Ma in realtà questa è una strada fatta per andare in un posto turistico. Ok, ma non c'è nessuno. Quindi, questa stradina. Massaggio mucche. Ragazzi, questo bambino, non lo so, amore, ci sta dicendo la strada. Scandini? Eh? Scandini? Italy. Italy? Yeah. Oddio, dove si sta portando? Ragazzi, che degenero. Ma poi mi fa straridere che questo bambino praticamente sta facendo quello che fanno gli adulti, però in miniatura, cioè sa già parlare benissimo. Fa le stesse domande che fanno gli adulti, cioè veramente pazzesco. Siamo arrivati a questo punto sul fiume che veramente, ragazzi, oddio, quanto è inquinato. It's cold. Yeah? Yes. Wow, very hot. Oh mio Dio. Oddio, c'è un bambino là che raccoglie roba, non so. Madonna, raga. Incredibile, c'è un bambino. Ah, ok. Vieni, amore. Sta togliendo la plastica, dobbiamo entrare lì dentro. Ah, perché se entriamo lì dentro poi andiamo lassù. Non entri. Non entri? Ah, ok. Where? For where? One in charge. On top? Yes? You sure? Yeah. Are you sure? Andiamo. Non lo so. No, te lo non ti lascio da sola. Andiamo. Oddio, raga, ma è pieno di... Pericoloso, okay. Quello che stiamo facendo. Un po' pericoloso, sì. Ma che bello. Bellissimo, l'unica cosa, raga, guardate. Incredibile. Vedi? Sì. Cioè, la panorama è stupenda, anche lì, guarda, guarda, guarda. Peccato, ragazzi, guardate qua, tanta sporcizia.
e volevo andare là sopra. Io non per so, vedere. Io non. Guarda, guarda l'aquila! Non so con che coraggio lui sia dentro qui. Oh mio Dio, apri a raccogliere quello che c'è. Insomma. Sto morendo di paura perché è pieno di api e ci sono le aquile che passano. Oh, guarda che bello qua. Non so cosa sarà. Arrivo. Ma è bellissimo qua. Ma fallo per me. Hai visto? Se sono pieno di api, sono allergico. Thank you. Allergico, però guarda che bello. Ma dici che una volta si poteva salire? Una volta si poteva salire, sì. Cosa è successo? Ragazzi, siamo usciti. Stiamo tornando sulla strada principale, adesso penso che andremo a mangiare qualcosina. Comunque il bambino è stato veramente dolcissimo e alla fine giustamente ci ha chiesto dei soldi. Dei soldi. Noi ragazzi di solito non diamo mai soldi ai bambini, specialmente perché dare soldi ai bambini è una condanna alla loro vita. No, più che altro è alimentare un qualcosa che non vuoi che... sbagliato. Dandogli dei soldi probabilmente andiamo a incentivare questo bambino a rimanere in quel posto e ad aspettare i turisti. Esatto. Che questa è pazza che corre questo sole. Farlo rimanere lì e aspettare i turisti che vengono per questa roba qua. Sì, che tra quindi... l'altro non è neanche più una roba turistica. No, perché avete visto, è tutta diroccata, non so. Noi abbiamo visto che era un bel viewpoint, ma non so di quanti anni fa alla fine, perché comunque avete visto, era tutta diroccata. Poi Fede ha visto dentro dei nidi di... cos'è che c'era? Boh, api gialle, api... non l'ho mai viste io. Poi c'era lì, occhio dietro. Poi c'erano le arancioni, completamente arancioni. C'erano aquile che passavano dentro, quindi comunque non era per niente sicuro. Era molto bello, era molto affascinante. Purtroppo avete visto anche voi il fiume in che condizioni era. Quindi è un vero peccato perché ci sono paesaggi stupendi rovinati dall'essere umano. Quindi dicevamo del bambino che comunque ci ha chiesto alla fine 10 rupie. Noi, ripeto, di solito non diamo mai soldi ai bambini. In quel momento abbiamo detto ok, ti diamo 10 rupie però vai a prenderti un gelato, non dare ai tuoi genitori. Ragazzi, non so, avremmo fatto una cosa sbagliatissima, lo sappiamo. In quel momento, ci siamo sentiti... Speriamo di averlo fatto... Cioè, darglieli ci sentivamo male, non dargli peggio. Sa di fatto che non è una cosa che facciamo mai. Sì, è da stronzi secondo me non darli. Però è anche stronzi dargli. No, non è da stronzi darglieli. Niente. Andiamo. Blessing. It's blessing. Ah, ok, tipo la benedizione. Ok, thank you. Nice. Namaste. Namaste. Carino. Andiamo a mangiare? Yes. Let's go eat. Ciao. Namaste. Namaste. Bye bye. You are beautiful people. Ragazzi, finalmente un riparo al fresco. Sì, ci stiamo rinfrescando. La mia mano si è sgonfiata, finalmente. Sì, era in panico già che avesse qualche male, strano. Comunque, avete visto il nostro incontro con le signore super carine, tenerissime. E hanno fatto qualche benedizione, così dicono. Sì, mi ha messo la mano in testa, si vede un certo un piccolo video, si vede che mi mette la mano sulla testa. Carinissima. E poi... Comunque nulla, ora siamo arrivati a questo ristorantino che abbiamo visto prima, adesso mangiucchiamo qualcosina perché è mezzogiorno, giusto? Mezzogiorno di 02. E poi ci andiamo a rinfrescare perché quanti gradi, aggiornamento meteorologico? Live. Attenzione, bollettino. 2-1. 41 gradi, dai, neanche tanto. Oddio. Siamo arrivati ai 42, 43 alcune volte. I capelli, cioè li bagni, dopo due secondi si asciugano. Sì, cioè. Sì, veramente. Comunque, ragazzi, guardate dietro di te cosa c'è. Qua. È un indizio, ragazzi, vi dico solo questo. Domani qualcuno di noi compie gli anni. Ma domani qualcuno invecchia. Qualcuno di noi è proprio qua. E nulla, va bene. Che sarà mai? Volevo dire una cosa prima, ho detto, dopo quando arriviamo nel ristorante parliamo di una cosa. Non mi ricordo cosa. Ah sì, del bambino di prima, forse quello che mi si è spenta di 10.000 volte la telecamera. Non so che cosa ho ripreso, dove, che discorso ho fatto, dove mi sono bloccata, non lo so. Comunque dicevo che non alimentiamo questo. No, non giudicateci male, esatto, per aver dato 10 rupie a un bambino. Anzi, noi cerchiamo. Non li diamo mai. Anzi, diteci la vostra, magari nei commenti, che cosa ne pensate, se è mai successo. Come vi siete comportati? Comunque... Non è mai facile comportarsi in queste situazioni. No, perché noi diciamo sempre non diamo niente, siamo sempre fermi. È più facile quando sei sulla strada e ci sono tanti bambini che vendono le cose, è più facile dirvi no. Ma quando ti trovi lì, questo bambino da solo, in questa stradina, e poi 10 rupie è pochissimo,
Cioè, il concetto è sempre quello, non bisognerebbe darlo. Cioè, punto. No, sappiate che cerchiamo sempre di fare le cose in modo giusto, sempre le cose senza danneggiare nessuno. Cerchiamo di fare tutto questo. L'unica cosa è che quando sei davanti a tutte queste scelte non sai come comportarti. Cioè, non vogliamo fare quelli ipocriti che diciamo no, non si dà niente ai bambini e, non, e poi esatto. Magari diamo i soldi, cioè, per non farvi lo diciamo. Capire. Cioè, noi vogliamo farvi capire che siamo esseri umani, pure noi, nonostante siamo contro totalmente questa cosa e non vogliamo e non diamo mai soldi ai bambini, oggi è successa questa cosa e vabbè. Non farci niente, cioè. Cerchiamo sempre di stare nel giusto, anche perché tipo nel prossimo paese c'è un santuario di elefanti. E cosa che volevamo, cioè volevo fare una sorpresa a Jessica e portarla al santuario, comunque gli elefanti qua sono molto. Oddio, sta diventando indiana. Sta diventando. Comunque. Sì, oddio, non sono proprio. Vabbè. Considerati è sacro perché è la testa del figlio di Shiva. Sì, quindi. Però non è che quelli considerano veramente sacri. Vabbè, infatti, trattano, infatti. Tutta questa cosa è caduta per il fatto perché questi elefanti sono legati. Fanno i turisti, vanno sopra gli elefanti e quindi. La nostra scelta, cioè la mia scelta più che altro è caduta subito. Comunque adesso arriva da mangiare. Sì, abbiamo preso il nostro solito allundum masala. Che è buonissimo. Curry, non possiamo farne a meno. E niente. Che poi questa cosa del caldo fuori ti fa passare la fame, nel senso che magari ti viene fame ma non hai voglia di mangiare. Adesso cioè, stavamo parlando di un bisogno tipo di bruschetta. Sì. Bruschetta. Ci andrebbe un sacco. Bruschetta, bruschetta con i pomodorini. Mamma mia, con un po' di sale olio e un po' di burrata fresca, proprio così. Poi una insalata con le cipolle. Olive. Abbiamo bisogno di cibo italiano. Mamma. Ragazzi, allora, cibo è arrivato. Il nostro solito. Insomma, ndum alu, che è tipo patate, con questo mix di spezie. Tanto queste patate sembra che abbiano il formaggio dentro. Guarda. Formaggio di capa, tipo. Buonissimo. No. Non sono piccanti. Abbiamo chiesto non piccante. E un po' piccante, ma è una cosa tipo minima, leggera, proprio che ti solletica la gola. E c'è tantissimo coriandolo, ragazzi. Io odio il coriandolo. Cioè, proprio lo odio. Però in complesso sono buone. Ragazzi, a fine pasto portano sempre queste. Come si chiamano? Spezie. E anice. Anche. E anice. Per rinfrescare la bocca. Funziona molto. Molto bene. È molto buono anche. Bello. Ragazzi. Ma ciao, bello! Ragazzi, voi non avete idea di quanto sto ridendo. Ciao, ciao. Con Fede. Dice di aver scoperto il metodo per non farsi assillare. Voi, basta che dite no, secco. Non devi neanche dar tempo di parlare. No. No. Non voglio la tua proposta. Oddio, che ridere. Ma poi ve lo giuro, continuano a suonare a caso. È una tortura. Oh, no, cioè, non c'entra niente suonare. Ecco, eccolo, un altro, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Pronti, vediamo alla prova quello che sta facendo Fede. L'ho già visto da lontano. Ha già capito l'andazzo. Anche perché se mi chiede di andare da qualche parte c'ho qua l'ostello, cioè dove mi porti? Oh. Finalmente. Sono tutto secco. Comunque ecco, volevo dire che prima Fede ha detto una frase bellissima per descrivere il caldo. Così detto? Mi si stanno seccando gli occhi. Talmente fa caldo gli occhi sono asciutti. Cioè quando li chiudi scricchiolano. Che invece li ho io? Vediamo. Ma che bello! Inquinamento ambientale. No, adesso spengo, vai, accendi qualcosa. Cosa stai facendo? Trova le chiavi. Sì, caccia tesoro. Aiuto. Hai visto? È facile. Ragazzi. Io spengo. Devo bere. Allora, sono mille luci. Ma perché? Non è impossibile, ecco. È impossibile, è caldo così, non ho. Mamma mia. Togli le ciabatte, sì, adesso le tolgo. Subito. Se no, portiamo. Ah. Adesso doccia subito. Doccia, aria condizionata. Ti ho visto nasconderlo. L'intro di questa cosa la faremo con la canzone di Madre Natura. Vai. Nare nare lune nare.
sta sciogliendo piano piano. No, no, apriamo. Apriamola. Ragazzi, oggi dopo ci siamo lasciati quando? Dopo pranzo, non mi ricordo più. Comunque, siamo usciti a cena e per tornare, visto che tra qualche ora è il compleanno di Fede, abbiamo deciso di... No, non è il dolcetto. Sembra la barretta di Willy Wonka. Willy Wonka. Are are due. Abbiamo scelto di prendere questa barrettina, ma in realtà non l'abbiamo fatta per questo compleanno, barretta, ma perché? Barretta con l'Oreo all'interno. Esatto. No, l'apro io, il mio regalo. Ma no, metà è mia però, è un regalo metà mio. Allora, questo è un regalo del suo compleanno, ma in realtà il vero regalo, vogliamo spiegare? No. No, 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 aspetta, non che cos'è. Però vuoi spiegare che cosa ha fatto? Jessica ha fatto un regalo che sognavo da quando avevo 10 anni. Cioè, forse. Ragazzi, capite l'importanza del regalo che gli ho fatto? Tantissimo. Sì, secondo... sarà ad ottobre, ma riuscirò a scartare novembre. Il mio regalo a novembre, scusate. E non vi diciamo nulla perché se vi diciamo che cos'è, vi svoliamo anche i piani futuri. Esatto. Quindi, no. Non si può. Non si può. No, vi possiamo solamente dire un... No. Accennare... No. Vabbè, diciamo che si tratta di musica. Si tratta di musica, fine, basta. Mangiamoci una barretta, basta. Ma sei contento del regalo che ti ho fatto? Tantissimo. Tantissimo. E adesso un altro regalino, gli ho fatto questo. In realtà voleva un dolce, abbiamo visto questa. E ho detto, vabbè, visto che fa un po' il tuo compleanno, dai, magna della... Ma è economica, non è così costosa. Sì, mi hanno pagato 1,30€. Questa comunque è già stata sciolta, è già stata... Ma che schifo. È già stata sciolta e mangiata? Ah, guarda, si stava sciogliendo, zebra. 1,10€ che abbiamo pagato. No, amore. Accendiamo l'aria condizionata, facciamola raffreddare un attimo. No, no, non puoi. Sì, basta lasciarla al freddo, eh. No, non si mangia così. Oddio, come faccio? No, innanzitutto, ma tu te la mangi così a panino? Sì. Mamma mia, si fa schifo. L'altra metà è mia, sappilo. 1, 2. La barretta si mangia a quadratini. Fa vedere. È buona? Mamma. Da 1 a 10? 10. Davvero? Mamma! È un po' porno, un food porno questo. Non potete capire. Tanti auguri a te. Con la mia bellissima voce. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri. Aiuto. Tu hai già prendito qualcosa per la gola ieri? Non ho anche voce. Buongiorno. Ragazzi, come al solito dobbiamo alzarci alle 5 tipo, ma sono le 7 perché non siamo capaci di alzarci presto. Non ci piace, proprio non riusciamo. Oggi, siccome è il tuo compleanno, visto che tanto dormivi, ho detto vabbè. Allora, devo sistemare la ciabatta. Eh? Devo sistemare la ciabatta. La ciabatta. Adesso forza, alziamoci che andiamo a vedere sua maestà, il Taj. Male. Sì, oggi un po' viziati con il taxi che ci porta... No, no, più che altro rischiamo sennò di fare di avere troppo caldo. No. Di non riuscire a vedere bene il Taj Mahal, quindi... Ovviamente ora si sta bene. Certo, si sta bene. 7:30 ragazzi, 7:30 e la temperatura è... cioè decisamente migliore. Una mucca e una signora che è salita a caso così. Andiamo, festeggiato. Ma cominciano l'attacco. Mamma mia, perché? No, no, thank you. No. Ecco, questo è quello che dicevo ieri, ragazzi, che ci sono ragazzi che si improvvisano guide, ma all'ingresso del Taj Mahal c'è scritto di farsi accompagnare solo da guide autorizzate che abbiano una carta d'identità, insomma una carta che le identifichi come guide effettive, anche perché queste guide, a quanto ho capito, si impegnano addirittura a farti foto all'interno, cosa che è vietatissimo. Quindi non so che autorità abbiano per poter fare foto, perché adesso vedrete, all'esterno la foto iconica che tutti conosciamo, è possibile fare foto, portare macchine fotografiche e quant'altro, mentre all'interno è vietato qualsiasi cosa praticamente. Ho fatto una buona scelta a venire oggi, stamattina, perché... Sì, non c'è nessuno. Cioè, è più fresco sicuramente ed è vuoto. Sì, vi ricordate ieri? Qua era pieno di gente, però vabbè, è normale, sono le 7:30. E poi è lunedì, ieri era domenica, quindi anche quello, eh. Salute.
Vabbè ragazzi, comunque io pensavo di star meglio ieri, invece oggi è peggio del peggio. Perché riprendi? Riprendi, fatti vedere. Io sono in condizioni pietose. È pieno di scimmie, io pensavo, non capivo cosa fosse. Se fosse una statua, sì sì. Invece è pieno di scimmie. Pieno zeppo, ma la bella vita proprio. Ragazzi, spero si senta qualcosa. Comunque ci hanno tolto il treppiedi, il microfono della macchina fotografica e altre cose. E, perché non si può portare treppiedi o altro. Beh, l'importante è che si può portare la macchina fotografica, che era quello di cui avevamo paura. Mamma mia, la voce schifosa. Non si sente. Siamo davanti al Taj Mahal, che è, pensate, il monumento dell'amore per eccellenza, perché è stato costruito dall'imperatore, dal quinto imperatore della dinastia Mughal, Shah Jahan, per la sua quarta moglie, dando alla luce, che morì dando alla luce il loro 14° figlio. E si dice che loro fosse veramente un amore, cioè oggi è proprio il giorno sbagliato per parlare, che fosse veramente un amore sincero, non un matrimonio di interesse. Quindi il marito, cioè l'imperatore, quando lei morì, si sentì così male e provò un dolore così forte, mi stanno guardando, che decise di costruire questa tomba per la moglie. E al suo interno ovviamente è sepolta. La moglie però è al di sotto del mausoleo, quindi non è accessibile. Aspetta, ferma. Qua abbiamo i grandissimi autori, grandissimi. Hello, hello. Ok. Grandissimi, ok. Okay, grazie mille, potete andare, grazie. Frate, non ho capito se ne sto andando. Appunto la tomba è stato costruito per la moglie per contenere la sua tomba. All'interno ci sono due tombe adesso, quando andremo a vedere, ma non sono quelle originali, cioè non sono quelle vere. Quelle vere sono sepolte al di sotto e non sono accessibili al pubblico ovviamente. Questo, pensate ragazzi, questo spettacolo, diciamo, architettonico è considerato una delle 7 meraviglie del mondo e anche patrimonio dell'UNESCO dal 1983. Pensare che un uomo abbia costruito una cosa del genere per una donna, per testimoniare il suo amore, che tra l'altro lui si era autocommissionato un secondo Taj Mahal tutto nero sull'altra sponda del fiume, che però non fu mai costruito perché fu deposto prima di poterlo fare dal figlio stesso, che venne anche imprigionato tra l'altro dallo stesso figlio. Quindi nulla, però è una storia d'amore bellissima e anche io vorrei che il figlio mi costruisse un Taj Mahal. Bene ragazzi, lui è arrivato, ci ha disturbati, guardate, tutti quanti, perfetto, hello, hello, oh. Backstreet Boys, I wanna walk you body, everybody. Guardate qua dietro, Fede, la cupola rossa e il fiume dove siamo stati ieri a vedere il Taj Mahal, da un punto di panoramico. Comunque ragazzi, una cosa che non ti ho detto, tu la sai? No. Durante la Seconda Guerra Mondiale vennero costruite delle protezioni di dei ponteggi, cose del genere. Ogni volta che parlo c'è un bambino che piange di fianco per proteggerlo appunto durante la guerra, prima e seconda guerra mondiale. Comunque ragazzi, fa ridere una cosa, che tutti sono con i calzascarpe e noi non so perché dormiamo sempre in piedi, non vediamo mai le cose e arriviamo nei punti in cui vi metterti i calzascarpe e quindi alla fine siamo andati a piedi nudi, ma in realtà, come dice Fede, siamo stati gli unici a toccare con i piedi il Taj Mahal e poi siamo anche gli unici a aver toccato il Taj Mahal. Ah no. Comunque ragazzi, sono le 9:30 e fa caldo, molto caldo. A che ora siamo arrivati? Alle 8 meno... Sì, 8 tipo. Quindi un'ora e mezza con calma, te lo vedi bene. Ci sono due biglietti, il biglietto quello per... Tra l'altro hai tipo 50 rupie di sconto se lo compri online, sì. E vabbè, buttali via.
Il primo biglietto comprende tutto quanto il complesso senza l'ingresso al mausoleo, che è la cosa, diciamo, principale. E il secondo biglietto, quello che abbiamo preso noi, comprende tutto quanto. La differenza è tipo i 2 euro. Quindi... Sì, no, e poi comunque conviene entrare perché è molto bello. Molto bello, è bellissimo. È dentro tutto bianco, in marmo, è veramente una, come si dice, una costruzione veramente elegante, fine, stupendo, veramente magnifico. E nulla, quindi ora andremo a far colazione. Raga, c'è questa scimmia che ha derubato la signora del cibo. Guardala lì. Praticamente incluso nel prezzo del biglietto c'è la navetta gratuita che ti porta indietro e avanti. Ci siamo rifugiati in questo posto vicino a casa. La casa della navetta. L'avevo letta. Oh mio Dio, sta peggiorando. Vieni qua, tradurre quello che faccio. La casa della navetta l'aveva letta. Esatto, anche rima. L'aveva letta. Ma parla basso, tu parli. Sì, no, abbiamo... Era gratuita, sì, esatto. Per chi ha il biglietto. Sì, allora... Non si sente, non posso urlare. Sia per andare che per tornare era gratis. L'unica cosa che noi alla fine, all'inizio, ce la siamo fatti metà con il tuk-tuk e metà a Perez. Al ritorno ci siamo fatti... Abbiamo visto una scimmia, che l'avete vista anche voi. Ho visto una scimmia. Abbiamo visto una scimmia che rubava i pacchetti di patatine. Che rubava i pacchetti, cioè proprio era una scimmia delle patatine, capito? Anzi, questo festeggiato si sta facendo viziare, perché adesso, nonostante abbia già fatto colazione, pranzo... Parliamone. Si è preso pure un bel Oreo shake. Oggi è festa, quindi con tutto quello che mi dice dico ok. Davvero? No, adesso non esageriamo. Quindi abbiamo ordinato un po' da mangiare. Anch'io. Io ho preso anch'io qualcosina. Prosciutto. Oggi ho preso qualcosa di occidentalizzato. Occidentale, ho preso dei pancake per colazione. Visto che probabilmente non pranzeremo. Non riesco più a parlare, devo stare zitta. Hai capito che forse Federico, come desiderio del compleanno, ha sperato che io perdessi la voce per non rompergli le palle? Ebbene sì. Cioè, sai che per recuperare non dovrei più parlare, ma io non ce la faccio. Più forte di me a parlare, torno più agguerrita di prima. Un anno. Poi dopo non mi ferma più nessuno. Dopo spero di diventare sordo io. Ma guarda che posso anche comunicare con i gesti. È peggio sta voce. È bellissima perché mi sembra un'altra persona, quindi mi diverto anche a parlare con questa voce. Sembra Guendalina Tavassi. Oh mio Dio. Ti giuro che non faccio apposta. Adesso mi è mio quello accento romano. Fanno come loro, flowers. No. Flowers. Fede si è arrabbiato e quindi mi ha fatto stoppare il video. Però ragazzi, effettivamente la mia voce peggiora sempre di più, quindi smetto di parlare. Ci vediamo dopo. Ora facciamo colazione / pranzo. Ci vediamo stasera o più tardi, non so cosa facciamo oggi. Avevo detto che non parlavo più, ci vedevamo dopo. Però, vedi, sono sempre qua. Volevo riprendermi lo shake di regalo per Fede. Cioè, se l'ho già bevuto, mangiato, non me ne hai chiesto neanche se ne volevo un po'. È mio. Ma ti rendi conto? Fai schifo. Sono egoista su queste cose. Ma non mi hai chiesto neanche se ne volevo un po', assaggiarlo. Se poi te lo ricompri uno. No, ne volevo un po' dal tuo. Non è possibile. Let's go! Facciamo schifo. Sì, sì. Facciamo schifo, ma... Sì, ho ordinato un po' di roba. Beh, vediamo cosa hai preso. No, nessuno può sapere cosa ho preso. Cosa? Dai, vuoi far vedere? No. E infine il tuo panino. No, meno male. Il mio panino è la cosa più... Ah, il ketchup. Triminzita, minuscola. Vabbè, buon compleanno. Grazie, cara. Grazie. Come se nulla fosse, il round 1 è andato. Ora, siamo pronti per... Beh, è finito, dai. Il round 2. Io mi prendo le posate della Malaysian Airlines. Le abbiamo palesemente rubate. Perché le abbiamo rubate? Raga, questo è mangiare McDonald's. Questo fa schifo. Porgo un annuncio per tutte le persone che hanno voglia di mangiare e decidono oggi stesso di prendersi un McDonald's. Devono mangiare fino a sfondarsi. E nel momento in cui stai finendo l'ultima aletta di pollo e capisci che dopo quella non ce la farai più e hai finito tutto, vuol dire che hai ordinato la quantità giusta. E quindi anche questo compleanno... Mamma mia! Quindi anche questo compleanno giunge al termine. Andiamo per i 34. Ora... Cosa c'è sulla labbra? Di bianco. Si è lavato i denti, c'è tutto il dentifricio. Può essere. In basso. Vabbè, noi ragazzi adesso vi salutiamo. Saluto i nostri telespettatori. Ciao telespettatori. Ciao amici, io non mi faccio vedere perché sono bruttina. No, hai solo la voce bassa. E nulla ragazzi,
Buonanotte, un bacio enorme a tutti. Ci vediamo domani, perché domani giorno nuovo, vita nuova, paese nuovo. Molto presto, alle 4. Alle 4 ci alziamo, abbiamo un bus alle 6. Ma che ora rifanno questi indiani? Vabbè. Vabbè ragazzi, buonanotte.